Maria Chiara Giorda, ricercatrice del Centro per le Scienze Religiose di FBK, ci racconti questa collaborazione con il Religion Today Film Festival. Nel 2016 il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler ha rilanciato la sua collaborazione con il Festival Religion Today, puntando su un concetto chiave che è anche chiave nella mission del centro, cioè l'innovazione. Innovazione che significa e ha significato concretamente una collaborazione anche con il Centro delle Digital Humanities di FBK. E quindi i due centri hanno lavorato per produrre dei saperi e delle pratiche a partire dal tema di quest'anno del festival, cioè le donne, il femminile e il gender. E i risultati sono stati due appuntamenti seminariali, l'8 di ottobre il primo, dedicato ad una analisi e presentazione di dati riferiti ai sottotitoli e alle recensioni di alcune serie televisive tra le più famose sulla piattaforma Netflix, quindi davvero una piattaforma digitale accessibile a tutti attraverso cui abbiamo indagato le donne. E il secondo seminario invece è dedicato a una sorta di innovazione vista dal punto di vista delle donne, e cioè il ruolo originale, il ruolo anche alle volte rivoluzionario che hanno avuto e hanno le donne all'interno di diverse tradizioni religiose. In questo seminario, che si è tenuto il 13 di ottobre, delle donne religiose, teologhe e monache di differenti tradizioni hanno dialogato tra di loro, si sono ascoltate e hanno, riflettuto proprio sul tema dei ruoli femminili all'interno delle religioni. E infine un appuntamento che ha accompagnato tutti i giorni del festival, localizzato proprio nella nostra sede del Centro per le Scienze Religiose, una mostra fotografica, Fermo Immagine, in cui proponendo una panoramica di 20 immagini di film che abbiamo selezionato proprio per il contenuto sul rapporto tra donne e religioni, una innovativa applicazione Wikitude che ci ha permesso attraverso proprio un percorso di realtà aumentata di entrare nelle immagini e di scaricare parole, video e altre immagini a partire proprio da questo tunnel mediatico nel tema delle donne e nel tema della religione.